¿Cómo le va? Buenas noches. Esto es un poco atípico nuestro programa en homenaje, ¿no? Pero hemos venido hasta el Hotel Plaza, donde se aloja este admirado Luciano Pavarotti. Y no lo hacemos de Estudios Centrales para que tenga, para que se sienta él más cómodo. Luciano, piacere. Piacere. Benvenuto. Grazie mille, molto gentile di avermi invitato. È un onore per noi. È reciproco allora. Grazie. Nos dice Luciano che è un onore per lui, explicamos che è reciproca la cosa, che siamo molto felici, nervoso. Dopo 40 anni d'ufficio, io sono nervoso. Anche lei? Anche io. Sicuro? Sicuro, e la vita deve essere così. Dice che la vita deve essere così, che le sto explicando dopo 40 anni d'ufficio, sto nervioso, mi dice che también sta nervioso. Dammi la mano. Va bene. Ah, sai com'è il saluto qui all'Argentina? C'è tribù indigena fantastica, un poco olvidata. Coja, per esempio, lo Coja. Sai come salutano? Così. Così. Ti piace? Sì. Fantastico, eh? Sì, forte. È forte. Le sto explicando che lo Coja, lo querido Coja nostro, salutano così. Bueno, nació il 12 de octubre de 1935 in Modena. Com'è Modena? Modena è una città piccola, 125.000 sì. abitanti. Abbastanza sofisticata, famosa per le macchine da corsa, Maserati e Ferrari, Lamborghini anche, per le ceramiche, per la lana e devo dire la città più ricca d'Italia. Sì, c'è un reddito pro capite più elevato di tutta Italia, molto industriali, molto Modena muy industrial, 125.000 habitantes, una ciudad más rica, es una entrada per capita por cabeza, usted lo comprende perfectamente, cerámica, lana, lana. Sí, sí, sí. Ah, no sapeva questo. Indumenti di lana. Indumenti, eh? Sì. Fabbrica a Carpi, che è una piccola cittadina di 50.000 abitanti che fa famosa. Vecina a Carpi, una pequeña ciudad, ma però lei è stato a Carpi in un'epoca della sua vita? A Gargallo? A Gargallo io sono stato, lei ha letto il mio libro bene, bravo. Sì, sì. E stato in provincia di Carpi quando c'è stata la guerra. Lei aveva 8 anni. Avevo 8 o 9 anni, sì, sì, sì. E ricordi bellissimi ma terribili, perché la guerra per un niño è una cosa tremenda, ma anche molto istruttiva. Nel senso che ti fa capire cos'è importante nella vita. E importante nella vita è la vita. E lei stuvo in Gargallo a los 8 anni, in un'epoca molto dura. Tenía 8 anni, anno 43, 1943. E vivió la guerra molto, molto duramente. Estuvo en los bombardamentos, vio morire mucha gente. E questo è molto instructivo, molto dolorosamente instructivo. E dopo è stato Massaro. Senti, vamos de nuevo. ¿Cómo era la casa de Modena? 16 famiglie? La casa dove sono nato io era, c'erano 15 famiglie, 100 persone. 15 famiglie, 100 persone? 25 niños. 25 niños. Io ero il più pequeño. L'unico maschio. E l'unico maschio, l'unico varone. Nato 10 anni dopo solo femmine. Quindi adorato da tutti quanti. Bravo, bene. Fernando, bravo Adela. Sì, è stato un devo dire che sono stato coccolato fin da quando ero bambino. Ho vissuto in una specie di palcoscenico, perché non abitavo in casa mia, ma abitavo in casa di tutte queste persone. Il nostro cortile era il teatro, io suonavo una chitarra piccola. Cercavo di cantare, ma senza un grande successo. Fu il primer varón nacido después de muchos años en esa casa de apartamento que tenían 15 familias. Papá Fernando, mamá Adela, él tenía un pequeño mandolino, può essere? Sì. Un pequeño mandolino. De Bayocco. Sì. De juguete, con el cual él daba serenatas. Se sentía tan querido por todas las familias que lo llamaban a comer. Luciano, ven qui. A mangiare, e la mamma preguntava a Adela, dove sta il maschio, dove sta Luciano? Luciano è perché la nonna Giulia aveva una figlia chiamata Giulia?
Lucia. Aveva una figlia chiamata Lucia, sì, io penso di così, che perché è morta 15 giorni prima che io nascessi. A 12 anni, si chiamava Lucia, e quando io sono nato mi hanno chiamato Luciano. La abuela Julia tenía una pequeña hija que murió y en homenaje a Lucía se llamaba. En homenaje a Lucía, a él le pusieron Luciano. E credo che mia nonna mi abbia adottato come figlio anche, perché il bene che mi ha voluto è una cosa che non si può neanche descrivere. Dice che il cariño che le dava la abuela Julia è una cosa che non si può descrivere. Esto rompe los cánones, algunos cánones psicoanalíticos que dicen que está mal la dependencia con la abuela, pero estuvo bien, en tu caso estuvo bien. Fantástico. Una dependencia fantástica. Fantástico. Lo trataba como un hijo. ¿Y cosa dicevano Adela y Fernando de esta relación? Erano molto felici perché logicamente io ero un bambino molto irrequieto, Non ero tranquillo, ero molto vivace. Allora, sì. La nonna Giulia era l'unica che riusciva a tenermi tranquillo. La abuela Julia era la única que podía tenerlo tranquilo, él era inquieto. ¿Y el nono? ¿Cómo era el nono? El nono era un don Giovanni, un grande don Giovanni. Era un don Juan, un picarón, andaba sí, sí, por sí, ahí. Sí, 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 sí. No disturbaba en casa, era siempre fuera. No molestaba en la casa, se las picaba, andaba por ahí. Está bien. ¿Y Gabriela, la sorella? La sorella es cresciuta prácticamente... cercando sempre di imitare me e quelli della mia età, claro. Con grande coraggio e grande forza, una niña muy forte, muy carina. Papà era panettiere? Papà era panettiere e ha smesso pochi anni fa. Papà era panadero hasta hace pocos años, don Fabio. E adesso canta solo, canta. Sì, certo. Ha cantato nell'Ensaio della Bohème. Lo so. La piccola parte di Parpignole. L'ho veduto. Canta in la Bohème. Con grande calor, grande, sì. Bella voce. E mamma Adele? La mamma Adele ha una piccola voce, ma molto intonata, molto sensibile. Non è una grande voce. Una voce che non potrebbe fare niente professionalmente parlando. Ma molto sensibile. Ed è praticamente stata lei che ha deciso di mandarmi a scuola per diventare tenor. Mamma ha una piccola voce, un incanto di madre, che è la che praticamente lo impulsò a fare questo. Mamma della linda famiglia. Erano due abitazioni, la cucina e il cassettone dove lei dormiva. C'era una camera da letto e una cucina con un cassettone che si apriva dove io dormivo da solo. E mia sorella dormiva nella camera da letto con papà e la mamma. Gabriela, la hermana, dormiva nella pieza dello papà. E lui dormiva nella cucina, in un cassetto, in una comoda, da ferro. Sì, sì, di ferro. Di dia comoda e di notte a dormire. E il calcio? Il calcio, carissimo amico, è come qua in Argentina. Si giocava a calcio quando si era pequeño, fino a 25 anni io ho sempre giocato a calcio. Ero anche abbastanza quasi professionale all'età di 15 anni, 15-16 anni per un anno, potevo forse diventare un giocatore di calcio. Podia convertirsi in un gran giocatore di football? No. Giocatore. Professionale. Modestamente. Modestamente, sì. Come dici Vittorio. Sì. 15 anni, giocava molto bene al calcio. Quantas ore per dire? Quante ore per giorno? Ah, giocavamo 6-7 ore per giorno, dalle 2 del pomeriggio fino alle 8 della sera, continuamente, in continuazione. E senti, Luciano, e quando cacciavano rane, cacciavano rane e lagartija? Lagartija, la vieja lagartija, però che non sei in italiano, come si dice lagartija? Rane e... Lucertole. Lucertole. Perché facevano questo? Ma perché i bambini sempre fanno questo, quando non c'è niente da fare. Non è come adesso che ci sono tante cose da fare. Allora non c'era un granché da fare. Para que usted que nos está mirando en todo el país tenga el conocimiento humano de este triunfador en el mundo entero, de esta primerísima figura, sus juegos eran la pelota, el fútbol y cazar rana y lagartija, y lo invitaban de toda la casa a comer hasta que llegan la desdichada guerra. Senti, Luciano, ¿te molesta que te... No, más que sí. Gracias.
Che cosa è questo del chiodo da ferro torto che tu cerca all'scenario? È una superstizione molto antica. Intanto in Italia c'è la superstizione del gobbo. Anche l'ombre, che il gobbo è porta fortuna. Esatto. Porta bene. Allora, gobbo è il materiale ferro, e si dice anche tocco ferro. Come qui? Tocco ferro. Allora, gobbo e ferro sono due buona suerte che si cerca in teatro sempre, e si cercano tanti chiodi, perché la nostra vita è molto bella, ma essendo una vita che una cosa che fa le recite dal vero, è anche molto difficile. Che la vita nostra è molto bella, la vita di questi professionali del spettacolo, e sta parlando il primo del mondo, però che tiene sue difficoltà, tiene y la superstizione che la acaba di spiegare, che è molto linda. E lo scenario se busca sempre un clavo che esté torcido. Esto tiene dos motivos, o tres. El clavo torcidito, giboso. Dicen que tocar la espaldita de un jorobado trae buena suerte. Acá también se usa eso. Y el metal, el ferro, trae buena suerte. Y no empieza a cantar hasta que no encuentra un clavo torcido. Esto provoca, creo, que tantos admiradores le manden clavitos de oro, de plata. A mí me mandan yerba de carmelo, a él le mandan... Ormai questo si sa, e qua, per esempio, qua al Colon, tutto il palcoscenico ci sono chiodi curvi adesso, Non limpian. Ci sono tanti, tantissimi, perché così mi rendono tranquillo, Chi lo sa lo fa e mi dà una grande tranquillità. Bien, se casò con una splendida mujer chiamata Adua il 30 di settembre 1961. Bravo. Buona memoria. Buona memoria. Piacere. La memoria è una cosa affettiva. Sì, signor. È selettiva. Sì, signor. Luciano. Sì, signor. Uno studia e apprende lo che le piace, lo che sente. Sì. In questo caso, non professionalmente, sino affettivamente. E questa è stata la più grande fortuna della mia vita, mia mujer, perché è una compagna fantastica, con un grande carattere, una grande volontà, una grande dolcezza. Che ha cresciuto le nostre tre niñe che abbiamo con amor, ha cercato di essere forte, ma non questo senza risultato, però grande compagna e molto buona critica, e sempre mi ha detto quello che non è bueno, non quello che è bueno. Quello che è bueno lo sappiamo, quello che non è bueno. Una gran compañera de él, que además una gran crítica, le ha dado tres niñas preciosas además, que sabe decirle muy bien lo que es bueno, lo que no es bueno. A veces dice él, sin mucho resultado, las chicas, le ragazze son Cristina, Giuliana y Lorenza. E Lorenza. Sí. Como la donna del presidente de la República. Lorenza. Ah, sí, Lorenza certo. Consigli. Lorenza è la prima, a 25, Cristina a 23 ora e Giuliana a 21. E piacciono di papà? Penso di sì, spero. Io le amo, le adoro. Che la ama e pensa ovviamente che la chica lo amano, e vaya si lo amano. Come cantava Rigoletto Adua? Mal. Ah, mal. Patetico. Dice che cantava patetico Adua. Patetico. Io mi sono innamorato di lei ad una festa da ballo privata, sì, perché tutti cantavamo un pezzo, uh-huh, e lei ha cantato per ultima e ha cantato Sì, vendetta, tremenda vendetta. Orribile. Orrendo. E io subito ho detto che una persona così aveva bisogno di protezione e io mi ho offerto la mia protezione. Dice che cantava orribile, un pezzo di Rigoletto, era una cosa molto comune. Anche da baritono, Sí, cosa muy común en Italia y bella costumbre que teníamos que ya se ha perdido. Los chicos paseaban y cantaban, se cantaba mucho. Senti, Luciano, el doctor Boeri, tu amigo, ¿no? Sí, Boeri. Carísimo amigo. Querido amigo Boeri, ¿está en Estados Unidos? Está en Estados Unidos. Y parla de la passeggiata. ¿Cosa era la passeggiata? La passeggiata era una... nel centro de la città c'erano portici. Ajá.
dove tutti gli studenti andavano a farsi vedere, e le donne, e gli uomini andavano per vedere le donne, e quindi era una di bellezze e incontri di amori. E incontro di amore, la passeggiata era eso, las mujeres para hacerse ver, los hombres para ver cómo estaban las mujeres. Qué costumbre, bella costumbre. Molto. Y ¿qué más dijiste? Me olvidé, ho dimenticato. Y para hacerse ver las mujeres, ellos para, eran encuentros de amor, está bien. Spesso sí, finiva siempre così. Terminaba con encuentros de amor. ¿Y el Café Molinari existe? El Café Molinari existe ancora, es el centro de la ciudad, propio el centro, el punto de la ciudad central. Tú conoces la mia città meglio di me. Senti, e tu tenías 12, sì sì, 12 anni quando hai veduto Beniamino Gigli. Ho visto Beniamino Gigli che è venuto a Modena a fare una recita di Lucia, e ho voluto conoscerlo, e mi dissero che avrebbe vocalizzato alle 11 del mattino. Allora io alle 10 ero già lì ad aspettare, finalmente è arrivato, è andato su, ha incominciato a vocalizzare dalle 11 alle 11.40 circa, e poi è sceso e il direttore del teatro mi ha presentato e io ho detto, io sono un contralto e voglio diventare un tenore. Mi ha guardato e ha detto, bravo, bravo. Ci vuole molto tempo, eh? E io ho detto, ma quanto ha studiato lei? E lui mi ha detto, ho finito adesso. E aveva allora 57 anni. Tenía Beniamino Gigli 57 anni, tenía Luciano 12 anni, se lo presenta, e admirandolo le dice sinteticamente, no, perché sinteticamente? Come hace usted maestro? ¿Cuánto tiempo vocaliza? ¿Cuánto tiempo estudia? E le dice Gigli, acabo de terminar. O sea que este oficio es un permanente esfuerzo. Permanente. 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 Questa è stata una grande, grande lezione per me. Ah. Perché sarà così anche per me. Io ho cantato ieri, oggi ho taciuto fino adesso, ma appena finito questa intervista vado a... Sì, sì, sì. Appena termina questa intervista, al piano, a vocalizzare. Tu so che piano? Per mañana, sì, certo. Un po', non tanto, ma sufficiente. Che piacere, eh? Grazie, grande onore. Parlando di piacere, ti piace questa città? Fantastica, sì. Una gran bellissima, è una bellissima città con un popolo molto simile all'italiano, con un teatro che mi avevano descritto bello, ma invece è bellissimo. È bellissimo. Dice sì. Una bellissima città, molto affettuosa, molto all'italiana, con un teatro come il Colón, che le avevano detto che era bello, e non è bello, è bellissimo. E questa umidità, la umidità non ti pregiudica? No, l'umidità a me piace. Sì? Fa bene l'umidità alla voce del cantante. Dice che no? Che l'umidità le hace bien alla voce del cantante? Sì, 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 claro. Sì. Pedro de Mendoza, disculpe todas las cosas le hemos dicho. Claro, che Juan de Garay, necessita, eh? Io nella mia camera ho un umidificatore. Ah, sì? Certo. Dice que tiene la cámara en la habitación un humidificador. Habla bien mejor castellano que yo. ¿Cosa está suceso cuando en el 1968 tu debut en el Metropolitan Opera House? Es suceso una cosa trágica para un cantante, porque sono rimasto senza voce e pensavo que fosse la cosa la paura del debutto, di questo grande, importantissimo debutto nel teatro forse più importante del mondo per il cantante di opera. Pensavo che fosse questo, invece era la Hong Kong flu. Ah sì? E sono stato 4 mesi senza cantare. E tu credi che la portava da San Francisco? Forse che sì. Dice, forse che sì. Il maestro dice che lo che oggi si diria somatizzazione le passò nel Metropolitan Open House de Nueva York, el Met, como le dicen, ¿no? Él pensaba que era somatización, pero no, era evidentemente un virus que él traía evidentemente de la ópera de San Francisco. Adler, el capo de la ópera de San Francisco. Ah, sí, sí, sí. Adler, con un gran sensor. Grande hombre, ¿eh? Sí. Grande hombre. ¿Y el de Chicago, Fox? La señora Fox a Chicago. Ajá.
Y debutta con gran... ¿Y cómo è stato il debutto al Met? Al Metropolitan un disastro. No, però i giornali non lo dicono questo. Disastro. Ho cantato una recita, come si, come sa, e la seconda ho cancellato. No. Sì, sì, sì. Nel mezzo della recita, eh. E nel mezzo del recital tuve che cancellare perché sentì muy, muy mal. Sì, sì, sì. Credo che se volvió a Italia, però i diari di Nueva York dicen, no dicen eso, eh. Quattro mesi, eh. Quattro mesi in moda. Sì, 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 sì. A cercare la voz. Ma c'era a buscar questo, la voz. C'era sempre questo... Buona frase. A buscar la voz in sua tierra natale. Certo. A buscar la voz. Come Pola, come maestro? Pola è un vocalista fantastico. E, essendo un tenore lui, può farti capire qualsiasi difficoltà con l'esempio. E questa è una cosa non facile da trovarsi al giorno d'oggi. Molto difficile. Si riferisce che il maestro Pola, che fu maestro del... tiene la particularidad de ejemplificar lo que su docencia, o sea, además de ser un gran profesor, él ejemplifica porque es un tenor, ma un tenor frustrado, ¿no? Sí, sí, un tenor que ha cantado la sua carriera, E un grande senso of humor aveva, E per esempio quando faceva una frase che io dicevo non è possibile per me fare questa, lui diceva sempre la faccio io che sono un cristiano, puoi farla tu che sei una bestia. Ah, es una maravilla. Cuando no llegaba algo le decía, pues muy gracioso. El maestro Pola ejemplificaba y le decía, si lo hago yo que soy un cristiano, no, que soy una bestia, tú que eres un cristiano lo puedes hacer mejor. Y después ha marchato, ha andado a Japón. Sí, lui è andato a Giappone, poi è tornato a Manila, poi ha girato, ha cantato fino all'età di 50 anni, poi ha smesso e insegna al conservatorio di Parma, di Bologna. Adesso credo che in pensione insegna a casa sua, ma molto, molto buono, eh. Io ho avuto due maestri, questo vocalista. Donde? E poi il maestro Campogalliani per la partizione, per la musica, comprendere il fraseggio e tante cose. Che cos'è il passaggio? Chi è questo? Ma... che cos'è il passaggio è una domanda alla quale quasi tutti sanno che cos'è, ma pochi sanno rispondere con un esempio tangibile. Il passaggio sono tre note che suonano non normalmente. Sono tre note che non suonano non normalmente. Il passaggio lo dedica a un capitolo in suo libro, il maestro Pavarotti. Sono tre note che non suonano normalmente. Che non suonano normalmente, ma che a forza di fare queste note non normali diventano quasi normali, anzi diventano più nobili e più teatrali, più melodrammatiche. Si convierte in más teatrale, más melodrammatica. E come si fa, caro? Come si fa? Come si fa? È difficile da spiegare, ci vorrebbe tanto tempo, oppure anche facile secondo di come uno difficile da dire così su due con un esempio, Molto difficile. È molto difficile spiegare con un esempio. È molto difficile e quando si sa fare è molto facile, come gli esami che si fanno a scuola, Non esiste una domanda facile e non esiste una domanda difficile. Se tu sai la risposta è sempre facile, se non sai la risposta è sempre difficile. E hace falta traducir esto? Creo que no, ¿verdad? Que si la respuesta se ve fácil, es fácil. Cuando la respuesta es difícil, se hace difícil. Hubo un momento nella tua vita, creo que tú tenevas 25 anni, che stava disincantato, hasta che arrivò il festival de Salso Maggiore? Sì. No, studiando, probabilmente anche sforzandomi, la voce era stanca. La voce stava cansata. Era stanca e aveva preso delle tonalità di baritono, ma delle tonalità sbagliate di baritono. Di baritono solo perché non vibrava quella del tenore.
penso, e l'ho imparato dopo degli anni, che avevo un nodulo su una corda vocale. Quería que tenía un nódulo en una cuerda vocal. Ho imparato dopo 20 anni questo. Ah. Dopo 20 anni. Ma mia moglie, che allora era la mia fidanzata, sì, decidemmo di stare 15 giorni senza studiare, senza fare niente, completamente silenzio. 15 días decidieron estar sin estudiar, el silencio. E questi, quindi, in questi 15 giorni la voce si è riposata e ho cantato molto bene il concerto e di lì ho incominciato veramente a cantare. Y ahí siente él que comenzó verdaderamente a cantar. Luciano, cosa es cuando tú arribas a tu casa, Adua te guarda y te aguarda, tú vienes con el sobre rosa del contrato con la Scala de Milán, es un sprimerancia. Tengo entendido que cuando le llega el contrato de Scala de Milán, viene con un exprimidor de naranja y el contrato, ¿es vero esto? No. A ver, explícame. No, c'è un... A ver. Il foglio della Scala su cui è scritto il contratto è rosa. È rosa, il sobre della Scala è rosa, sì. E fatalità, quando ho ricevuto questo contratto, sì, venivo da una tournée dove avevo guadagnato i primi soldi, il primo milione. Un milione di lire. Venia da una gira, aveva ganato il primo milione di lire. Allora ho preso mia moglie e l'ho portata in camera da letto. Ho detto, vieni in camera da letto. Lei chissà cosa pensava, eh? Ah. Allora io ho tirato fuori, ho detto, guarda, questo è il contratto della Scala. Ho detto, e qua c'è un milione di lire, tutto sul letto, eh? Tirò il milione di lire sulla cama e il contratto della Scala. E dopo cosa hanno fatto? E dopo abbiamo fatto l'amore. E dopo hanno fatto l'amore. E dopo hanno fatto l'amore. E dopo hanno fatto l'amore. E bisogna fare l'amore con continuità? Bisogna fare quello che uno crede che sia giusto fare. Bien. Sì, signor. Sì, signor. Senti, Luciano, della sonrisa a un ricordo che non so, però che è importante, perché nunca tu hai saputo che cosa passò per la tua salute al... Tu aveva 12 anni? 12 anni. Che malattia fu questa? Che infermità tu avevi 12 anni? Una malattia che si chiama setticemia ed è una malattia, un'infezione del sangue. Abbiamo detto prima che gli italiani giocano sempre a calcio. Io giocavo a calcio senza le scarpe. Ah. E con un piede ho pestato un osso e il sangue in 24 ore partito, eh? Gli avevo penicillina, no? La prima penicillina che è venuta in Italia. Mi ricordo che mi hanno fatto 3 milioni di unità, che adesso non serve neanche per il raffreddor. La prima penicillina che in plena guerra, già stava culminando la guerra o terminando, e giocava se lastimò il piede e tomò una septicemia, però la famiglia credeva che te morias. Sì, che è chiaro. Io credevo che moria. Che siamo stati in coma 10 giorni. 10 días in coma. E ascoltavo sempre quello che dicevano quelli che venivano a visitare, che dicevano non arriva domani. Che ottimista, eh? Domani morirai. Non potevo rispondere, ma mi toccavo. E tu viste nella tua vita, dopo, in dicembre del 75, altra volta la morte vicina, quando l'accidente aereo. Abbiamo avuto un incidente d'aereo, l'aereo è andato fuori pista, si è rotto in due. E l'avione si fu fuori di pista nel 22 dicembre del 1975. E si partiò. Non fu un rasguño nel viejo. Vogliamo detto, non importa. Si partiò l'avione. E tu? Grazie a Dio. Grazie a Dio. È stato il più bel Natale della mia vita quello, eh? La più bella Navidad della sua vita. Perché si capisce quello che vale la vita quando si guarda la morte così vicina, eh? Si intende lo che è la vita quando si mira la morte molto cercana. E la tua vita oggi com'è? Direi che oggi è fantastica. Ho qua la mia famiglia con me. Abbiamo avuto
un ottimo successo ieri sera in un teatro dove io non avevo mai cantato. Ho il grande piacere di essere qui ospite della tua trasmissione. Muchas gracias. Quindi non può essere meglio di così. Es un hombre tan vital y tan agradecido a la vida que dice que está muy feliz, está la familia acá, ha debutado en un teatro que él no conocía más que por su nombre y gozan todos, no goza él profesionalmente solamente, goza toda la familia, ¿no es cierto? Cierto. Está bien. ¿Qué más? Cuenta tú. ¿Cómo? Di tú. ¿Qué cosa? No, te pregunto. Ferruccio Tagliabini estaba en qué concierto en la prima fila? Ah. È stato nel mio primo concerto in pubblico, eh? E parliamo de los años 56 o 7, eh? Ero un pequeño niño di 20 anni e vado fuori a Reggio Emilia per cantare La Donna Mobile e Cielo e Mar. Importante, eh? Molto importante. E canto la prima Cielo e Mar e come esco vedo nella prima fila Tagliavini. Morto, completamente morto. Ho cantato malissimo la primaria, eh. E cantò malissimo la prima aria, assustato con la presenza di Tagliavini nella prima fila. Malissimo. E sono nel camerino che aspetto la seconda parte quando Tagliavini viene a visitare il mio maestro Pola, e dice: "Ma questo tenore adesso che canterà La Donna Mobile, ma morirà." Morirà? Ma perché morirà? Adesso sono qua, eh? E ho cantato una grande Donna Mobile, eh? Ma è stato un grande incentivo, eh? Grande incentivo. Grande paura prima e grande incentivo dopo. Ma bello. Siamo poi diventati grandi amici perché io sono un suo estimatore di Tagliavini. Grande, un gran estimatore, un gran ammiratore di tenore. Tagliavini, gran tenore. Grande tenore. Senti Luciano, Von Karajan ti mette in la scala? Von Karajan nel 66 faccio un'audizione per lui nella sua camera da letto a Mosca. E mi chiede di cantare alla Scala. Tanti altri prima mi hanno sentito, grandi applausi, grandi bravo, 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 ma cantare proprio cantare, no. Invece lui mi ha fatto cantare, fatto l'ultima bohème che lui ha diretto alla Scala, è stato il mio debutto. E la ultima bohème alla Scala di Milano l'ha dirigito con il ammirato maestro Von Karajan. E come si chiama l'irlandese del Covent Garden, John Impen, la signora Impen, che è venuta a sentirmi a cantare il Rigoletto a Dublino nel 62 e nel 63 mi ha chiamato per fare Bohème a Covent Garden e poi mentre ero lì e dovevo anche coprire le recite di Di Stefano si è ammalato, quindi è stata una grandissima pubblicità, eh? E poi c'era uno show televisivo importantissimo dove lui era ospite d'onore e io sono andato anche a questo show televisivo che si chiamava La Notte della Domenica, si chiamava Sunday Night in Palladium. La Notte del Domingo in Palladium. Sì. E si infermò Di Stefano e lo chiamarono a Luciano che stava molto assustato. La signora è John Impen, sì. Irlandese, sì, sì. Quando io lo so, quando nasce in te, quando nasce Luciano, il dottore lo escucha gritare e dice: "Che acuti, che agudos!" È vero? Dice così, Beh, ricorda di sicuro la mamma. Perché il pianto del bambino è la cosa più... Il ragazzino bambino può giurare tutto il giorno. Ma perché lui, prima di tutto, sceglie una nota sola, eh? Prima di tutto è una nota sola con il nene giora. E poi è sempre sul diaframma, eh? Sul diaframma, non le peghi signora, non le peghi al cicco. Sempre sul diaframma. Perfetto, sì, eh? È perfetto, no? Posizione perfetta. E perché dopo si va modificando? Perché tanto devi modulare dopo, non fai una nota sola ma fai più di una, eh? E certo. Poi il diaframma che quando sei un niño risponde
naturalmente quando incominci a studiare quasi quasi diventa paralizzato, troppo condizionato. È molto condizionato quando comincia a studiarsi, è basico, il diaframma è fondamentale, no? È tutto. È tutto? Tutto. Tutto. Signora, quando su nene llore, non le pegue, pobrecito, sta facendo un esercizio diafragmatico primero. Le dico pure, signora amica mia, pa, 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 pa. Come siamo noi? Come si, gli argentini, gli uruguayani, come siamo per tu? Io penso che siamo uguali, siete uguali a noi italiani. Sono piccolissime sfumature. Sono piccolissimo. Neanche date dal clima, perché il clima più o meno è la stessa cosa. Ci piace la buona comida, ci piace il football. Mi gusta la buona comida. Ci piace la musica. La musica, le donne. No, beh, non... Penso di sì, eh? Sì. Anche abbastanza molto. Sì, no, a tutti, c'è gente. Ah, vabbè, ma in generale. Sì. In generale. Siamo cugini molto, molto vicini, di primo grado. Cugini di primo grado. Esatto, siamo primo di primo grado. La prima cavalgata che ti è piaciuta, a lei le gustano moltissimo i cavalli, credo. La prima volta fu in Londra, in Londra. Sì, sì, sì. Nel parco di Londra, in Hyde Park. In Hyde Park. Sono andato con un cavallo che ha incominciato a galoppare. E cominciò con un cavallo, e se tu siamo per lo cavallo che le incanta, con un cavallo che cominciò a galoppare. E tu? Io a pregare. Iela a orare. E entonces, come terminò? Come finisce? Bene. Tu sul cavallo? Sì, sì, sì. O sotto sì, il cavallo? No, sul cavallo. E sopra il viejo cavallo? Sul cavallo. Grande il cavallo. Grande cavallo, certo. E tu grande, ti... buono, vecchio. Grande, buono, viejo. Esperto. Esperto. Intelligente. Sì, sì, sì. Sapeva il cavallo cosa sapeva, iva su? Sapeva che c'era su uno stupido. Il cavallo sapeva che arriva iva Luciano Pavarotti, come no, non le va. E tienes cavallo? Sì, sì. Tanti, troppi. Lina Bertmüller, sai chi è Lina, no? Sì, sì. In un reportaggio disse che gli italiani attuali, moderno, tienen un sogno, la moto. Esageratamente, no? Che il giovane sia la moto, voglio la moto, la moto. Quando ho scritto questo? Non so, la settimana scorsa, Sì. Io non credo che sia tan così. Ma no, perché adesso bisogna mettere il casco. Claro. Allora questa è già una grandissima, è un freno non comune per un giovane. La moto per il giovane è il simbolo della libertà assoluta. Claro. Quasi, claro, quasi come un uccello che vola. Quasi come un pajaro che vuela. Claro. E mettersi in testa questa grande cosa. E mettere il casco e si accavò il pajaro. E già incomincia già a essere una libertà metà via. Un uccello castrato. Sì, un uccello castrato. Non si può traduire perché se è un pajaro castriote. No, io direi che chi incomincia ad andare a cavallo è uno sport abbastanza caro. È caro, sì. Sì, è abbastanza caro, ma sì. Incredibile, perché ti fa vivere la vita che tu vuoi, il sogno che tu vuoi. Sì. Al mattino parti e vai a cavallo, sei il personaggio che tu vuoi. Ti dimentichi di tutte le tue pene che hai nella vita, tutti i tuoi pensieri, e per 3 o 4 ore sei tu la natura, l'animale, è una cosa incredibile. Eri tu la naturalezza, l'animale, le con sostanze, con il cavallo, 4 ore di libertà. Incredibile. Assoluta. Anche sì. Intellettuale, veramente, riposo sì. Incredibile. E ti dico una frase. Bisogna piccare finamente il pezzemolo. Hace falta piccar finamente il perejil. Il pezzemolo è? Perejil? Pezzemolo. Il prezzemolo? Sì, che cos'è il prezzemolo? Sì, 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 prezzemolo. Ah, prezzemolo. Sì, sì. Perché bisogna? Le pregunto perché hay que picar fino al perejil, perché pare essere che él lo considera una specie, almeno lo è, ricchissimo. E perché bisogna piccare finamente? Perché lo mangiavamo crudo. Certo. Non cotto, non cosito. Non cosito. Allora se è troppo grosso, crudo, diventa un po' amaro, troppo amaro. E perché acqua qui in un hotel a Teli, uno gnocchi? Ti piace mangiare? No. A me sì. No, a me vedi. Non si beve. Proprio neanche un po'. Se ti vede bene, in questo paese siamo che è grosso, no, non è grosso, è vecchio, non è vecchio, è stupido questo. Tu sei contento con te? Molto. E allora? Sì, sì. Parliamo di cosa ti felice. Piace mangiare, per esempio.
Tutto? No. Io sono un italiano e mi piace mangiare la pasta. È la cosa che mi piace di più. Mi piace anche la carne. Qua in Argentina siete fortunati e avete queste bistecche di lì. E basta, non il pesce. E un po' di vino lambruscano? Sì. Le gusta un poco di pesce, la carne nostra e la pasta. E un pochito di vino lambruscano, Roberto, no, come a nosotras. Questa è cosa. Roberto è un amico mio, antialcolico, ma è un tema a parte. A parte. E dopo Buenos Aires? Dove vai? A Buenos Aires mangio in questo meraviglioso albergo che ha un servizio incantevole, veramente ha un servizio incantevole e mangiamo o in camera o delle volte scendiamo giù al ristorante, si mangia magnificamente bene, c'è un grande chef. Esatto. Ieri sera hanno fatto una coppa Pavarotti che è un gelato incredibile. Ha hecho hacer una coppa Pavarotti che è un gelato incredibile, mi hace seña quién es que está detrás de cámara. Sono onoratissimo di dare il nome a questa coppa, eh. Onoratissimo. Coppa Pavarotti. Che è il concorso Pavarotti? Concorso Pavarotti è un concorso di canto che si fa assieme al teatro di Filadelfia. E i vincitori di questo concorso cantano con me sul palcoscenico di Filadelfia e anche alla televisione. E poi incominciano la carriera e adesso per esempio tre di questi vincitori sono in questa bohème. Musetta, Mimì e Schonard sono in questa bohème. Tu sai che c'è un tango argentino fantastico e sta applicando che si chiama Grisetta. Grisetta è un tango di un gran musico argentino chiamato Delfino, che non esiste ma Enrique Delfino, era operador, radiooperador. Il tango dice mezcla rara de Musetta y de Mimì con caricias de Rodolfo y de Schonard. Mette nel tango. Ah, i personaggi. I personaggi della Bohème, eh? Nessuno me l'ha mai detto questo. Sì, sì. Si chiama Grisetta. Sabías esto? Che es hermoso. Musetta, Mimì, Rodolfo, Schonard, manca Marcello. Manca Marcello. Cosa pensi del Marcello nostro? È buono. Molto bravo, sono molto bravi. Devo dire che la recita di ieri sera è stata una recita a grandissimo livello, iniziando col coro, l'orchestra e tutti quanti. E sta spiegando che la puesta in escena della Bohème le ha gustato enormemente. Somos testigo quando fuimos a vedere nel Colón la Bohème, che l'orchestra è una delizia, il coro, lo chico che ha puesto Chiamarella, però además fuimos testigo di un gesto di amor al prójimo che hace este increíble profesional che è Luciano. Mucho más importante que ser el receptor del aplauso, él se empeñaba en aplaudir a la orquesta, en exaltar a Mimì, a Schonard, a Marcello, a Musetta, en exaltar la labor de todos los demás. ¿Siempre tú fai così? Ma yo pienso di sí. È una... cuando i risultati sono questi, eh? Perché delle volte faccio anche così, eh? Siempre hace así cuando el resultado es como este. Hay resultados que él hace así. E mira para abajo. Está bien. Cosa pasa per la tua anima quando il telon cade, per ultima vez cae? Cosa passa per la tua testa? Per la tua anima? Passa che se abbiamo fatto bene il nostro lavoro, una grandissima gioia di avere completato una cosa, penso, artistica, anche se non è creativa completamente. Soprattutto ad aver fatto il nostro dovere nel migliore dei modi in una professione che è molto difficile. In una professione che è molto, molto difficile, él siente che ha cumplido con il dovere. Está, come dicono allá, está. Non solamente ha cumplido con il dovere, sino che le ha dato alla gente, le ha dato al prossimo, sta bene, la vecchia parola che une a bianchi, neri, amor. Certo. Fare la cosa con amor. Certo. È la unica cosa. E dopo Buenos Aires cosa che dichiarai? Di qua partiamo e andiamo a Miami per un concerto. A Miami. E poi a Chicago per un concerto e per una nuova produzione di Trovatore. E poi a Metropolitan per Trovatore ancora. Fino a che arriveremo a Natale a Modena. Llegarán, harán toda esa gira que está explicando el maestro, no hace falta traducirla, Miami, Chicago, el Metropolitan y luego Natale a Modena. ¿Cómo es la Natale a Modena? Natale a Modena es siempre muy bello porque si riunisce tutti quanti, tutta la mia famiglia, la famiglia di mia moglie, siamo circa in una quarantina.
C'erano unos 40 la famiglia della mujer. Non è neanche quello che si mangia che è molto importante comunque, ma è proprio stare assieme come non si sta mai. Non solamente è lo che si come che già è importante, sino stare juntos, cosa che infortunatamente non tutto il mondo può essere. Vivirà la opera, ossia la televisione, tante cose elettroniche fantastiche, ma l'opera arriverà con buona salute al 2000? Quando io ho incominciato a cantare nel 61 dicevano che l'opera era morta. Ora mi pare proprio di no. Se la proporzione è questa, penso che l'opera andrà avanti sempre. Anche se non si considera la produzione moderna dell'opera, ma si guarda solo alla produzione antica e quindi si considera l'opera come un mobile antico, rimane sempre un mobile antico prezioso che rimarrà per sempre. Anche se considera l'opera come una cosa antigua, si se tratta bien, perseverará por siempre por más elementos modernísimos que tengamos. Está muy bien porque nessun sistema elettronico potrà ormai superare a Leonardo da Vinci, a Degas. Questo è impossibile. È impossibile. Questo è impossibile, e per fortuna anche. Caro Luciano, cosa ho fatto con la mia vita che non t'aveva conosciuto? Le dico che sia come vita che non ho tenuto il gusto di conoscerlo. È stato veramente un... Mio grandissimo piacere. Molto, molto brillante. Grazie. In grande forma. Grazie, grazie. Grazie. Emozionatamente grazie. Grazie mille. Buonasera a tutti. Luciano Pavarotti, muchas gracias.